preparato un emendamento perché Inda paghi una cifra forfettaria per l'utilizzo del teatro greco a Siracusa. Ne ho già parlato con il sindaco, nonché presidente della fondazione Francesco Italia, e sarà presentato alla prima variazione di bilancio, presumibilmente a marzo, ma attendo a questo punto che apponga la firma al mio emendamento. Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Carlo Auteri, rassicura le opposizioni preoccupate del mancato recepimento della regione siciliana della norma nazionale che determina i costi per la concessione d'uso dei beni in consegna a istituti e luoghi della cultura statali. Ciò determinerebbe il raddoppio del canone per l'utilizzo del teatro greco. La norma nazionale prevede che gli enti partecipati dallo Stato, come l'Inda, non debbano essere soggetti all'aumento. Per questo motivo, fin da subito, ho interloquito con l'assessore Francesco Scarpinato e con il direttore generale dei beni culturali. E appena giunto a Palermo depositerò il mio emendamento. Non c'è però, evidenzia l'esponente di Fratelli d'Italia, alcuna ipotesi di annullare la stagione delle rappresentazioni classiche Inda.